Eccoci, siamo in linea, siamo in diretta diciamo sul profilo, sulla pagina di Racconti in tempo di peste e su altre pagine Facebook. Abbiamo con noi, insieme a me, da Genova, Sergio Maifredi. Ciao Sergio. Un saluto a tutti. Bene, con Corrado D'Elia abbiamo immaginato di creare questo appuntamento che è un appuntamento al per racconto in tempo di peste. È un momento in cui vorremmo con chi il teatro lo fa, Abbiamo perso, l'abbiamo perso. Abbiamo perso Sergio un attimo. L'abbiamo perso, rientrerà. Speriamo. Dunque, ormai da 50 giornate stiamo andando avanti con questa manifestazione Racconti in tempo di peste. Entriamo nelle case di tutte le persone, degli italiani, delle persone che sono affezionate al teatro con un racconto. Di un grande artista oppure di un critico, di un pensatore, di un musicista. Ecco. Arrivati ormai a metà di questo ciclo, abbiamo pensato di cominciare a fare una serie di incontri. Ecco che Sergio è ritornato: una serie di incontri proprio per fare il punto sulla situazione del teatro. Racconti in tempo di peste, ricordo questa pagina ha ormai 10.000 follower, quindi un buon numero, e circa 250.000 visualizzazioni del video. Sergio, mi senti adesso? E che ha lavagna. Sì, infatti. Ora non lo sentiamo. Allora io passerei comunque a presentare i nostri ospiti. Abbiamo con noi Oliviero Contentino, giornalista e critico teatrale. Ciao Oliviero. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, abbiamo Claudio Collovà. Ciao Claudio, attore, regista, già direttore artistico delle Orestiadi a Cepellina. Abbiamo con noi Matteo Negrin. Progettista, manager della cultura e direttore della Fondazione Piemonte dal vivo. Ciao Matteo. Buonasera. Abbiamo con noi Iuri Ferrini, l'amico Iuri, attore e regista. Ciao. Ciao Iuri. Ciao, ciao Corrado. Ciao a tutti. Ciao. E poi arriverà a un certo punto in collegamento anche Massimiliano Speziani, attore e regista che fa, diciamo, ogni giorno. Anche lui ha deciso di fare una sua manifestazione dal suo balcone, dal suo appartamento, che poi ci racconterà, diciamo, ci racconterà a breve. Noi siamo partiti da una frase di Grotowski che dice proprio nel dialogo sincero tra le parti che in teatro nasce la perfezione del tutto. Quindi io comincerei a dare la parola magari a Oliviero. Chiedendogli, insomma, facciamo un po' il punto della situazione. Che percezione abbiamo di questa situazione e eventuali soluzioni possibili, insomma. Allora, provo a brevemente a raccontare la situazione. Punto primo, i teatri sono chiusi qui a Milano dal 23, dal 24 di febbraio, quindi sono 2 mesi che i teatri non lavorano. Questo significa che su un piano i teatranti si sono chiesti che ci stiamo a fare, che cosa stiamo facendo. Una parte di loro ha deciso di fare attività online, attività in streaming, e i racconti in tempo di peste sono uno di questi esempi. Altri hanno detto: no, il teatro in streaming non è teatro, è un'altra cosa, è video, televisione. Prendiamo questo momento, stiamo zitti. In realtà in rete stanno succedendo tantissime cose, ci sono anche delle proposte per fabbricare
questo l'ha detto addirittura il ministro Franceschini, una specie di Netflix della cultura in cui ovviamente lo spettacolo avrebbe grande parte. Ieri sul Corriere della Sera Franco Cordelli ha detto dobbiamo fare una commissione con i rappresentanti dei teatri nazionali, dei circuiti, un critico, uno storico, e fare una televisione di spettacolo fatta di grandi classici e monologhi. Personalmente la prima domanda che mi viene, ma i ragazzi di 16 anni, se gli fai un canale di questo genere, ci andranno o non ci andranno? E questo è un primo problema. Secondo problema: che cosa facciamo in questi mesi? Che cosa fanno in questi mesi gli attori e le imprese di spettacolo? Perché sono tutte persone che non guadagnano, non fatturano, non sbigliettano, e quindi sono senza soldi. Il settore dello spettacolo, dal punto di vista del mondo del lavoro, è un settore che vive una situazione di grandissima fragilità, precarietà, discriminato dal punto di vista delle pensioni e anche dal punto di vista della assicurazione per la malattia. Quindi è un settore fortemente penalizzato anche rispetto ad altri settori. Ci sono stati una serie di provvedimenti, adesso non ho visto quelli di oggi, che hanno cercato di venire incontro a questa precarietà. Ovviamente si può sempre far di meglio, però è già un tentativo ed è un fatto che si riconosce che il settore è molto debole. Ci sono dei problemi per le imprese, perché da un lato ci sono i lavoratori, dall'altro ci sono le imprese, e anche qui però lo sapete meglio di voi che cosa sta succedendo in questi mesi, cioè un blocco totale delle attività, zero incassi, la richiesta che arriva da molti: fate attività in streaming gratis, che va anche bene, ma da un altro punto di vista non va per niente bene. Terzo punto, quindi diciamo, primo punto, ritrovare la propria identità facendo qualcosa in rete. Punto secondo, la crisi economica che stanno attraversando i lavoratori e le imprese perché non possono lavorare. Punto terzo, quello forse più interessante, è quando riapriamo e soprattutto come riapriamo, perché è ovvio che nessuno ha trovato la cura magica, non è bevendo la candeggina come suggerisce Trump o aspettando un vaccino, che chissà quando arriva il vaccino, che riusciamo a rimettere in funzione il meccanismo. Quindi il problema sarà quando, ma soprattutto come riusciremo a entrare nei teatri e se la gente avrà voglia di tornare nei teatri, perché dopo che per mesi ti dicono se tu entri in una stanza con tanta gente che sputazza poi ti ammali, quanti saranno quelli che hanno voglia e che si fideranno a entrare nei teatri? Tenete presente che il primo effetto catastrofico del coronavirus sul mondo dello spettacolo è che una quantità di festival, eventi, manifestazioni culturali sono stati totalmente azzerati. Sono centinaia le manifestazioni, migliaia gli spettacoli, i concerti che sono stati cancellati, e questo è un danno gravissimo, perché lo spettacolo vuol dire anche l'indotto, un festival vuol dire la gente che viaggia, la gente che arriva, la gente che mangia, la gente che dorme, uno spettacolo vuol dire tutti quelli che ci lavorano intorno, che non sono soltanto le grandi star che sono nelle loro belle ville, magari con piscine, se la spassano, ma sono i tecnici, sono i cassieri, sono le maschere, tutte le persone che lavorano all'interno del mondo dello spettacolo. Quindi è una situazione veramente drammatica. Ultima cosa che dico è che tutto questo ha prodotto una quantità di appelli, petizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Se avete voglia, sul sito ateatro.it abbiamo pubblicato, siamo arrivati a 75-76 appelli, petizioni per il mondo del teatro, per il mondo della cultura. Quindi se volete vedere che cosa sta succedendo, che oltre al virus, quello che ci ammazza, c'è anche un virus degli appelli, ce ne sono veramente tantissimi per tutti i gusti, e è ovvio che c'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo. Scusate se sono stato lungo. Grazie Oliviero, no, sei stato precisissimo e ci hai raccontato davvero com'è la situazione in questo momento. Ricordo al pubblico, al pubblico a casa, che può scriverci e che poi eventualmente passeremo, insomma, le domande, se avete delle domande, avete delle proposte, le passeremo in diretta. Girerei la parola a Claudio Collovà, e qui, cioè, nel senso, bene, la situazione è questa, e quindi cosa facciamo?
Quindi non so, perché appunto per evitare l'ennesimo appello, l'ennesima idea, meglio confessare subito che non ho soluzione alcuna. Ci troviamo in una situazione che probabilmente in questo momento attuale non ha assolutamente via di uscita, a parte la scarsissima considerazione che il nostro mondo, diciamo, ha nella visione generale in questo momento di grande paura e anche di grande sconforto. Io sono d'accordo con Oliviero, quella, la situazione di attuale, di oggi, del presente, c'è, cioè, chiara a tutti quanti. Il problema è anche il futuro, non si sa assolutamente, c'è chi parla di dicembre, c'è chi parla di gennaio, ma mi chiedo anche con quali produzioni, in quali tempi queste produzioni potranno essere, come dire, provate o allestite, e in ogni caso in quali situazioni dovremmo poi entrare nei teatri. Ci sarà molta paura, penso che la stiamo già vivendo questa paura, questo panico. Non so se la gente avrà voglia di entrare al chiuso, di sedersi e, insomma, e vedere uno spettacolo teatrale. Io non so, Vai, vai Claudio. No, non so quali soluzioni ci possano essere. Diciamo che il teatro in video mi lascia molto, molto, abbastanza molto freddo, non è esattamente quello che mi interesserebbe fare, e poi immagino che siano produzioni anche, come dire, limitate a un certo numero di attori, a un certo numero di situazioni. Ecco, il nostro mondo è talmente variegato, è talmente complesso, che penso anche a tutte le persone che lavorano nel nostro mondo e che non sono né famose né conosciute, né sono primi attori, né sono obiettivi di queste produzioni televisive. Ho pensato anche che potrebbe essere un momento molto, molto interessante per stare zitti, per riflettere, per usare questo momento di silenzio in un modo anche più costruttivo. È molto delicata la situazione, chiaramente gli appelli sono tanti, ognuno va per la sua strada giustamente, ma io francamente non ho niente di intelligente da dire, nel senso non mi sembra che sia, cioè non ho nessuna soluzione. Nelle parole di Claudio Colorao, di Oliviero Ponte di Pino, lo sentiamo, sembra di sentire di capire lo spaesamento totale davanti a questa cosa. Il ministro Franceschini nel suo intervento diceva: noi penseremo a tutti, penseremo agli attori, penseremo alle compagnie, penseremo ai grandi teatri. Matteo Negrin, ci crediamo? A chi hai chiesto, Corrado? Matteo Negrin. Eccomi. Matteo. Ci crediamo perché non possiamo fare altrimenti. Possiamo crederci perché dobbiamo crederci. Io in questo senso dividerei i due aspetti che concorrono comunque alla risposta che sì, ci crediamo. Una, perché il teatro ha una funzione ulteriore a quella occupazionale, cioè il teatro è lo strumento che i paesi che si ritrovano intorno al Mediterraneo da 2500 anni a questa parte hanno trovato per raccontare a se stessi che senso ha stare al mondo. E quindi è un qualcosa che non si può sospendere troppo a lungo se non si vuol perdere uno degli strumenti principali con cui noi raccontiamo a noi stessi chi siamo e che senso abbiamo al mondo. E poi anche perché esiste un problema occupazionale in cui penso che per tutelare anche la dignità del lavoro degli artisti, dei tecnici, delle maestranze, non si possa ridurre il fondo unico dello spettacolo a un ammortizzatore sociale, e tra l'altro un ammortizzatore che è solo per alcuni. In questo senso, in Piemonte stiamo lavorando a ogni tipo di ipotesi di utilizzo dello spazio pubblico per
le rappresentazioni teatrali nell'estate 2020. Cioè, rispetto ad altri paesi, il nostro spazio pubblico è costruito e abitato da beni architettonici che possono essere contesti sicuramente più adeguati rispetto ad altri paesi d'Europa. Io mi sto comportando in questo modo. La Fondazione Piemonte del Vivo, che in questo momento dirigo, si è dotata di un paio di professionalità che stanno, da un lato, studiando tutte le normative che stanno uscendo mano a mano, in modo da comporre una specie di scuola guida, di manuale di scuola guida per l'allestimento dello spettacolo dal vivo quest'estate. Faccio un esempio: quando noi andiamo a scuola guida ci viene detto ci sono alcune regole, non puoi svoltare il contromano, non puoi attraversare col rosso, non puoi fare alcune cose. Questo non ci impedisce di arrivare dove vogliamo arrivare, fino anche in capo al mondo. Ora, io coltivo, come diceva Kant, l'umile fiducia che anche all'interno di un sistema di prescrizioni noi possiamo tutelare lo spettacolo dal vivo, ma soprattutto il ruolo del teatro come strumento che fa di una comunità che vuol leggere se stessa e raccontarsi il perché deve stare al mondo. Mi lasciate su questo noi ci adopereremo per tutta l'estate 2020 a trovare ogni condizione per cui lo spettacolo dal vivo possa essere consegnato alla comunità. È evidente che però questo è un pezzetto del lavoro, cioè gli operatori teatrali, i manager della cultura, chiamateli come volete, possono lavorare per creare delle condizioni di agibilità per lo spettacolo dal vivo. Dall'altro lato, però, il mondo degli artisti, della produzione, deve fare lo sforzo di leggere questo manuale di scuola guida per poter immaginare dei contenuti che non abbiano bisogno di eccessive forzature per entrare in questa dinamica, perché è evidente che richiede da parte di tutti uno sforzo di immaginazione. Questo sforzo di immaginazione a me sembra evidente che da parte degli artisti possa essere più pronto, visto che è il loro lavoro. Quanto al teatro in TV o al Netflix della cultura, lasciatemi una provocazione: se un ministro solo volesse, il Netflix della cultura ce l'ha già, si chiama Rai. Grazie. Certo, assolutamente. Quindi Matteo Negrin è più, diciamo, possibilista, indica anche una strada. Allora, la parola a Yuri Ferrini, a chi proprio il teatro lo fa ogni giorno su quel palcoscenico e davanti a quegli spettatori che al momento non ci sono. Yuri, come si può mettere in pratica il distanziamento sociale per lo spettacolo dal vivo? E soprattutto, anche provando, no, con i nostri colleghi, è possibile questa cosa con il distanziamento, con le mascherine? Come ti immagini il tuo lavoro da adesso in avanti? Ma guarda, Corrado, la mia speranza è che presto si trovi il modo almeno di provare, perché il tempo che ci separa dall'apertura dei teatri, appunto, al momento non si può immaginare, potrebbe appunto essere dicembre, gennaio, questo non dipende da noi. Poi il distanziamento sociale è proprio il contrario del teatro, che è avvicinamento sociale, no? Quello che diceva Matteo è molto importante, cioè non possiamo immaginare un teatro nel quale le persone non sono gomito a gomito. Poi chiaramente per il pubblico è una cosa, per noi sul palco è un'altra. Allora, può sembrare una battuta, ma non lo è. Io aspetto il calcio, che in Italia è sempre un faro. Cioè, se riprendono il campionato, significa che noi possiamo provare. Perché vuol dire che facendo determinati controlli, non penso che giocheranno con la mascherina, e comunque anche se giocano con la mascherina, si toccano, si sputazzano addosso, insomma. Questa è la parte che riguarda il palco. Quindi in questo periodo, se mi chiedi come sto vivendo i miei domiciliari da un paio di mesi, ho provato a usare
gli strumenti non belli come questo che hai realizzato, Corrado, ma non si riesce a provare online. E quindi possiamo preparare le produzioni. Io spero che questo possa avvenire prima, possa essere un momento di costruzione di spettacoli nuovi con maggiore tempo a disposizione. Certo, un aiuto economico da parte del ministro Franceschini, da parte del ministero, ce lo aspettiamo tutti, perché noi saremo gli ultimi a riaprire probabilmente. Detto questo, poi verrà invece la fase in cui, insomma, questo coronavirus, se non verrà un vaccino, verrà un po' come per l'HIV, una cura magari, e allora farà meno paura, magari, certo, è abbastanza, ha una morbilità molto forte, quindi solo respirando vicini si può prendere, quindi è chiaro che uno dice, ma insomma, andarmi a rischiare di prendere una malattia e poi dovermi curare, cioè, sono domande che angosciano, Corrado. Però nello stesso tempo un'altra cosa che si può fare in questo periodo, e mi collego a quello che diceva Oliviero, di tutti gli appelli a cui forse ho aggiunto il mio, glielo non so se poi non so se te l'ho girato, Oliviero, e anche il mio di appello, perché li facciamo tutti. In realtà è che mi piacerebbe occupare questo tempo per immaginare un teatro più bello, organizzativamente anche, di come l'abbiamo lasciato, maggiori fondi, partendo anche semplicemente da avere maggiori fondi a disposizione per il FUS, che è fermo. Voi sapete che attualmente siamo a 20 milioni sotto la cifra del 1985, cioè è pazzesco, ma 20 milioni in valore assoluto, hanno fatto una tabella, si trova su Wikipedia. Se adesso non so se sono così bravo da girarvela, ma è incredibile. Grazie. Allora, visto che vedo Massimiliano Speziani, ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano. Allora, in questo momento, insomma, gli attori o scrivono petizioni o si rimboccano le maniche e decidono di, a loro modo, ognuno per come riesce, a in qualche modo fare azioni teatrali, azioni di resistenza. Massimiliano, uno di questi, Massimiliano, vuoi raccontarti che cosa succede tutti i giorni lì a casa tua? Allora, dal 14 marzo, quando mi sono ritrovato anch'io bloccato, tournée eccetera eccetera, su un suggerimento di una persona cara che non c'entra con il teatro, mi ha detto, ma perché non vai sul balcone e cominci a leggere dei pezzi, a recitare dei brani, a fare qualche cosa che abbia a che fare con la tua competenza. E lì per lì non ci credevo molto, ma l'ho fatto. Pensavo che in 4-5 giorni la cosa sarebbe esaurita, perché anche c'era tutto un mondo che sembrava, cioè, che stava precipitando, e quindi in realtà da quel giorno non mi sono più fermato, tranne l'altro giorno che era pioggia, e alle 6:15, intorno alle 6:15, ogni giorno 10-15 minuti di... C'è una piccola comunità teatrale che si ritrova. Prima ero sul terrazzino, poi la gente veniva giù con la scusa di portare l'immondizio, affacciandosi alla finestra, al balcone, in questo palazzo milanese che ha un'acustica perfetta, non ho bisogno di microfono, non ho bisogno di niente, e niente, c'è una condivisione. E questo mi ha permesso, mi ricollego a quello che diceva Claudio Collovà, che mi ha colpito, perché anch'io provo questo sentimento di, non so, non ho una risposta, non ho assolutamente una, non ce ne sono forse. E quello che ha detto prima mi ha toccato, no? Forse bisognerebbe stare un po' in silenzio. E ho riletto molto in questo periodo una cosa, uno scritto di Antonio Neiviller, che lo scriveva nel 93 e che diceva proprio che è tempo di mettersi in ascolto, è tempo di fare silenzio dentro di sé, è tempo di essere mobili, leggeri, e questa cosa, e poi diceva, è tempo che l'arte trovi altri mezzi, altre forme per comunicare in un mondo in cui tutto è comunicazione.
e per uscire dal mercato astratto, dall'astratto mercato del consumo. Perché penso che il compito che il teatro ha adesso è di ricucire un tessuto sociale che si sta disgregando, e che si sta sfilacciando e che si sfilaccerà sempre di più. È una sorta anche di responsabilità. Quindi questa azione, che non la chiamo teatro, però è un impegno, è la possibilità di mettere in campo le mie competenze, che sono anche limitate, e quello che avverto è che c'è una comunità che ha piccola, condominiale, un teatro condominiale, che ha un'estrema fame e bisogno di questa cosa qui. Ed è più di quanto noi pensiamo. Anche perché io sono abbastanza dell'idea che cioè questo virus, che non mi piace usare la narrazione della lotta, perché è una narrazione che può portare a delle derive pericolose. Non stiamo lottando, combattendo il virus, ma come diceva qualcuno, noi siamo in cura, siamo tutti malati, siamo in cura. Quindi questo dobbiamo includere, non dobbiamo escludere. E secondo me il teatro ha questa responsabilità. È anche vero che gli attori, comunque, attraverso le petizioni del teatro, attraverso questa unione, non dico sindacale, che sto seguendo con molta attenzione, è importante, perché gli attori si stanno affermando, non stanno, anche se ci sono dei moti di rivendicazione, perché arriva su un terreno che prima era già molto, come dire, paludoso, c'è un movimento di affermazione, e c'è anche la volontà di non essere troppo polemici. E poi sono d'accordo, ci sono due possibilità. C'è la possibilità dello streaming, ieri qualcuno parlava di riconversione, un momento di riconversione, e ci vogliono soldi. Ma tutti sono d'accordo che il teatro dal vivo è una cosa. Ma cosa possiamo fare adesso? La mia azione non è che vuole essere emblematica, io che bravo che sono, però indica una possibilità, che il distanziamento sociale, una domanda, cioè degli investimenti nei teatri. Ma perché non pensare, io penso anche delle tenute lunghe. Il Santa Cecilia di Roma parlava che ha 1000 posti per la musica, diceva di di prendere 500 spettatori distanziati, di non fare l'anello dei Nibelunghi di Wagner o fare ma di fare magari musica da camera, nel senso che però allora le stagioni si potrebbero paradossalmente allungare, ci potrebbero essere che spettacoli possono durare, se è semplificato, comunque il lavoro dell'attore potrebbe essere dal vivo, distanziati su un palcoscenico grande, si può tentare qualcosa che non è la risoluzione, ma è una riflessione attiva, altrimenti stare dentro questo stato di spaesamento, alla fine daremo che l'unica possibilità è lo streaming, è questa cosa. Quindi è una domanda che pongo, non è una risoluzione, però questa è la mia esperienza. Grazie Massimiliano. Qualcuno vuole rispondere a quanto ha detto Massimiliano? Ma io posso dire qualcosa ancora? Sì, certo. Allora, una delle cose di cui mi occupo è questo progetto che si chiama Le Buone Pratiche, e quest'anno l'abbiamo fatto in streaming il 14 di marzo, ma il progetto era partito un anno prima. Quando siamo partiti, di solito noi ci occupiamo soprattutto di temi economico-organizzativi. Quest'anno abbiamo deciso di fare un cambiamento e andare a interrogarci su che senso ha oggi fare teatro. E mai ci saremmo immaginati che la risposta avremmo cominciato a darla in un momento in cui il teatro non si può fare, in cui il teatro è vietato. Cioè, se noi decidessimo di andare a fare uno spettacolo teatrale, al Teatro dell'Elfo, dove vogliamo andare, arrivano i carabinieri. Allora,
Che risposte mi sono trovato di fronte in questi mesi? Noi l'abbiamo chiesto anche a persone che non fanno teatro, anzi soprattutto a persone che non fanno teatro, perché mi sembrava più importante la loro di risposta rispetto alla nostra. Noi sappiamo perché ci piace il teatro, è la nostra vita, è anche un modo per sfogare il narcisismo, eccetera, eccetera, eccetera. Gli altri, sono venuti fuori degli aspetti interessanti. Il più interessante per me è che esiste una teatralità diffusa che sta molto prima del teatro, che sta nelle osterie, che sta nei ristoranti, che sta nei tribunali. Questa dimensione del teatro è profondamente connaturata al nostro essere sociale. Nel momento in cui tutta la dimensione sociale, lo spazio pubblico viene cancellato, perché questo è quello che è successo in questi due mesi, che lo spazio pubblico è stato cancellato e anche queste dimensioni di teatralità, diciamo pre-teatrale, questo grado zero del teatro, non esiste più, o può esistere soltanto in queste forme mediate che stiamo utilizzando adesso. Per me era molto interessante quello che diceva Matteo Negrin di recuperare gli spazi della socialità, che è poi quello che sta facendo Max nei condomini. Questo è un problema politico fondamentale, perché è solo nello spazio pubblico che può nascere la politica. Nell'antica Grecia c'era uno spazio privato, la casa, l'oikos, l'economia, e c'era uno spazio pubblico che era quello della polis e della politica. Il teatro era quello che metteva in dialogo queste due dimensioni. Uno dei problemi di Antigone è che Antigone è una donna che dovrebbe starsene chiusa in casa e invece si mette a discutere di temi politici in piazza davanti alla porta. A noi ci hanno chiuso tutti in casa, questa dimensione politica non nasce più. Nell'antica Grecia quelli che restavano chiusi in casa erano gli idioti che stavano a casa loro. Noi stiamo diventando, se non riusciamo a recuperare lo spazio pubblico, se non riusciamo a recuperare queste dimensioni di socialità di cui il teatro è l'emblema, siamo condannati a una forma di idiozia, e questo è per me terrificante. Io poi in realtà sono da un lato pessimista, perché sicuramente la crisi sta facendo un sacco di danni e farà tanti morti, alcuni forse non li rimpiangeremo così tanto, diciamo morti metaforici, non morti veri, perché questo è il vero problema, cioè il disastro delle vite delle persone, ma stanno succedendo delle cose che porteranno a chiudere tutta una serie di attività, alcune sopravviveranno e non è detto che siano le migliori, ma io sono convinto che dopo tutta questa vicenda nasceranno delle cose molto molto belle e molto interessanti, perché credo che stiamo imparando tante cose anche dalla sofferenza e che da lì verranno fuori nuove idee e nuove forme. L'altro aspetto è che ho cercato di spiegare, ma evidentemente non ci arrivo, è che non penso che il problema sia contrapporre il teatro vero, quello dove vediamo i corpi, dove siamo tutti nella stessa stanza, dove ci possiamo toccare e anche eventualmente sputazzare, rispetto allo streaming. Quello che stiamo imparando in questi mesi, anche quelli vecchietti come me, è che queste due dimensioni, il reale e il virtuale, sono molto più intrecciate di quanto non pensiamo, e che quello che succederà dopo non sarà quello che era prima, perché abbiamo imparato a gestire insieme queste diverse dimensioni. Allora, io non credo che possiamo prendere il vecchio teatro, quello che si faceva in palcoscenico, e metterlo nella Netflix del teatro di cui si parlava prima. Credo che dovranno succedere e succederanno delle forme in cui l'uno e l'altro cominceranno a dialogare di più. Questo è quello che penso io, e penso che è quello che sarà interessante vedere sbocciare. Grazie Oliviero. Claudio, vogliamo aggiungere qualcosa a tutto questo? No, non so, cioè stiamo discutendo delle modalità possibili e quindi sono in totale ascolto delle possibili soluzioni, della modalità con cui il teatro in questo tempo
terribile può cercare di far udire la sua voce. E ci possono essere sicuramente le idee che possono mettere noi più in contatto, ravvicinato con un pubblico circostante, no? Penso al discorso del condominio, penso a quello che diceva Oliviero sulla figura di Antigone. Sono d'accordissimo su questo, sono anche d'accordo a non contrapporre più il video al teatro come atto performativo dal vivo. Però mi sento anche di aggiungere che quello che sta succedendo adesso è come se noi parlassimo come un'isola un po' staccata da tutto il resto, quando forse dovremmo anche capire la gravità della situazione in cui ci troviamo, perché la prigionia, come dire, gli arresti domiciliari ci sono imposti, c'è un governo che ci dice che non bisogna assolutamente uscire fuori e che prevede una fase in cui dovremo mantenere non so quanto lunga ancora le distanze. Io credo di sentire, di avvertire anche tra di noi una certa insofferenza per tutto questo, perché se è vero che il teatro è contatto, è vicinanza, è contagio, qualche cosa forse la dovremmo dire anche nel merito di tutto quello che ci sta succedendo intorno, e che non riguarda solo il teatro, che è fatto anche di tantissime migliaia di persone che non sono così visibili, no? come noi ci diciamo, no? A volte non sono assolutamente visibili e fanno un lavoro bellissimo, importantissimo. Però ecco, qual è la nostra posizione rispetto a questa pandemia? Cioè, qual è la nostra posizione a prescindere dal desiderio che abbiamo di ritornare in teatro, di farlo purché lo si faccia? Io mi sento con le mani legate come cittadino, innanzitutto. Mi sento davvero agli arresti domiciliari, e vi confesso che al di là del teatro, ancora una volta, non ho capito bene perché, perché vedo tantissime attività diciamo possibili, e probabilmente sarebbe stato possibile anche il teatro in certe condizioni, e invece ci troviamo in questo vuoto totale dove cerchiamo, annaspando, qualsiasi altra modalità rispetto. Io, se posso concludere, vorrei anche dire, ecco, forse una cosa che sto imparando dal coronavirus è che non mi andrebbe di ritornare al solito vecchio sistema teatrale, basato sul potere, no? È come centro da cui si emanano le commissioni teatrali, al fatto che oggi mi sento anche di dover dire basta con l'ingerenza della politica sui nostri fatti teatrali, basta con questa divisione nord-sud in cui sembra che tutto accada al nord e niente accada al sud, ci sono delle differenze ancora pesanti da questo punto di vista. Forse potremmo riflettere anche tutti quanti insieme per appianare queste cose, cioè per cercare di riflettere proprio su tutto il sistema, che non va più, che francamente annoiava prima, e figuriamoci adesso. E ringrazio Massimiliano che ha citato Antonio Neville, con il quale ho avuto la fortuna di lavorare per 3 anni di seguito, e lui pensava proprio a eremi. Forse bisogna creare dei piccoli eremi, luoghi aperti e appartati, lui li chiama. Esatto, luoghi appartati dove si può sentire di più, perché il sistema vecchio adesso veramente non riesco a immaginarlo, la sua ricomparsa appena tutto è a posto. Secondo me, posso dire una cosa? Sì. Mi piace molto quello che dici, Claudio. Secondo me è un momento che può essere anche una grande opportunità, questo silenzio. Io rispetto ovviamente tutti quelli che cercano magari attraverso il teatro virtuale, diciamo, oppure si esibiscono, eccetera. Preferisco personalmente il silenzio,
e la riflessione, perché magari è un'opportunità di trovarci domani, un domani, in una situazione nuova. Ecco perché mi sono aggiunto, appunto, mi faceva ridere che Oliviero mi ha scritto in privato, sei il numero 66 degli appelli, perché in effetti lo faccio appelli, cerco unità, io penso che questi momenti possono essere un incontro tra noi, proprio per cercare di aiutare il sistema a ricostruirsi in maniera più efficiente e non rivedere, non tornare più, mai più al teatro di un tempo, per le parti che non funzionavano, intendo ovviamente, no? Però tornare invece poi a una inclusione sociale, a un contatto sociale. Questo sì, cioè non mi aspetto che domani il teatro sarà senza contatti, ok? Questo è impossibile, passerà anche questa. E credo che sia una bella opportunità per trasformare il veleno in medicina. Il virus vuol dire veleno, potrebbe essere la nostra medicina di qualcosa che non funzionava già più prima. Grazie Yuri, ogni artista ovviamente porta qualcosa di sé e sta cercando di reagire, certo. Non solo gli artisti ma anche ovviamente chi lavora nel teatro, gli organizzatori, chi dirige, chi ha delle responsabilità rispetto ad altro. Ogni artista soprattutto cerca di reagire per come può nel suo spaesamento, ma cercando di trovare soluzioni. Abbiamo sentito Massimiliano, ma ne possiamo... certo, non trovare. Ma tante altre. E anche questa cosa degli appelli, ormai centinaia di appelli che ci sono, fanno parte di questa umanità variegata e confusa che gli artisti per loro natura hanno. Tutto questo è così vitale, tutto questo è così naturale, mi viene da dire. Certo, da tutto questo e da questo dialogo che stiamo facendo, si capisce che da tutto questo probabilmente possiamo imparare e che probabilmente da tutto questo non torneremo indietro. È qualcosa che si sente spesso anche per altre professioni, no? Certo. Impariamo. Io credo che forse dal teatro ancora di più, per uno scrittore per esempio è diverso, uno scrittore della sua vita non è cambiata, per noi invece la vita è totalmente cambiata, totalmente. Si è fermata. Ora, la vera domanda che rivolgo a voi così, da tutto questo, diciamo dal teatro che verrà, chiamiamolo teatro 2.0, da questo teatro che avrà anche il video a disposizione, sarà possibile una rinascita non solo artistica, come diceva Oliviero, ma anche strutturale, un cambiamento nei fatti, un cambiamento di modalità, un cambiamento della politica del teatro. Secondo voi, ecco, questo sarà possibile, quindi più che una rinascita soltanto per gli artisti, sarà possibile una rifondazione? E quanto il Ministero può recepire dai nostri artisti? Vado io. Allora, ci sono due. Io ho due pensieri contrastanti. Allora, il primo è venuto fuori sotto traccia nei discorsi che sono stati fatti fino adesso, ed è che con la cultura e con il teatro si mangia. Cioè, c'era, sebbene male, sebbene in condizioni di precarietà, di povertà, eccetera, 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 il settore della cultura ha dato fino al 24 febbraio da mangiare a 1,5 milioni di persone in Italia. Quindi è un settore che ha un peso e un valore economico molto significativo. E questa è una cosa che dà forza a tutti quanti noi. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che si è capito molto bene che cosa vuol dire non avere più una cultura viva, una cultura in cui confrontarsi, ma essere ridotti a guardare Netflix. Come ne esce? Allora, tanti degli appelli che abbiamo visto in questi mesi, in queste settimane, sono degli appelli che parlano al mondo della cultura nel suo insieme.
Io non credo, cioè ovviamente tutti i settori, i libri, l'editoria sono diversi dal cinema, sono diversi dalla musica, sono diversi dal teatro, ma se non si riesce a capire che l'Italia deve fare una politica culturale, reale, seria, e non considerare la cultura come un'attività accessoria, un simpatico passatempo, un intrattenimento, ma un asset centrale nello sviluppo del paese, non ne veniamo a capo. Credo che questo quindi dovrebbe essere una consapevolezza che abbiamo tutti. Dopodiché però l'altra cosa che so benissimo è che tutti questi settori non solo hanno delle loro specificità, ma sono tutti quanti spaccati pesantemente al loro interno, e quando si tratta di decidere di fare qualcosa viene fuori immediatamente qualche pasticcio. Non parlo di teatro perché sennò ci mettiamo in un sacco di guai, ma guardate quello che è successo con la riapertura delle librerie proposta dal governo qualche giorno fa. Metà del mondo dell'editoria ha detto bellissimo, figata, finalmente si riapre, cominciamo di nuovo a lavorare, l'altra metà ha detto ma siamo matti, è pericoloso, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il problema è che la debolezza del settore dipende anche dall'incapacità di avere una visione politica, strategica, sistemica d'insieme, e temo che questa visione d'insieme per il settore del teatro, questa è la mia esperienza personale, questa visione d'insieme non ce l'abbia neanche il Ministero. Quindi sarà molto difficile riuscire a dare uno sviluppo positivo a tutto quello che ci stiamo dicendo se non c'è una consapevolezza dell'importanza del settore della cultura e una consapevolezza della necessità di agire a livello di sistema e non di risolvere il problema di Tizio, il problema di Caio, il problema di Sempronio, perché sennò non ne veniamo più a capo, perché siamo tutti bravissimi, siamo tutti, però se non c'è uno sguardo d'insieme, poi bisogna capire a chi si danno le risorse, a chi non si danno, quali sono i progetti interessanti e quali sono quelli meno interessanti, se no diventa tutto opaco sostanzialmente. Questo è il mio pensiero. Grazie, non sono ottimista per com'è l'Italia. Lo sento, grazie Oliviero. Sergio, intanto c'è Sergio Maifredi, riusciamo a collegarci? Proviamo a vedere se mi sentite, perché io ho avuto dei problemi di audio e spero si sente. Si sente, si sente. Solo due battute e una domanda a Matteo e una a Claudio. A Matteo vorrei chiedere, ho letto un bell'articolo suo, le misure magari difficili ma concrete che sta cercando di attuare nei suoi teatri per poter... E poi vorrei chiedere a Claudio invece, lui che ha diretto per tanti anni le Orestie di Gibellina, che sono in qualche modo un simbolo struggente di un tentativo magari utopico di ripartenza dopo un terremoto, di lasciarci un'immagine forte, conforte di quella terra. Ho unito le due domande, questi problemi di audio che ho, se dovessero poi ricadere. Quindi a Matteo e a Claudio, un abbraccio. Un abbraccio a te Sergio, innanzitutto penso di aver accennato parzialmente prima di come intendiamo in questo momento il ruolo dei circuiti, in particolare del circuito piemontese come soggetto abilitatore di contesto, cioè noi essendo l'altra faccia della luna rispetto al mondo produttivo e artistico, cerchiamo in questo momento di trovare ogni soluzione che possa garantire la messa in strada della macchina teatrale, soprattutto approfittando di un'estate che ci darà la possibilità di abitare lo spazio pubblico anche come luogo di comunità. L'altro tema sono invece i contenuti. Io mi permetto, come sempre quando incontro Oliviero, di fare il contraltare ottimista che ne condivide tutti i presupposti e forse anche le diagnosi. In questo momento... Sono sicuro che il teatro che ne uscirà sarà un teatro profondamente rinnovato, perché non potrebbe essere altrimenti, ma vorrei che per una volta non si cadesse nella retorica dell'innovazione, ma accogliessero, come forse diceva Iuri,
questa opportunità, ma non è un'opportunità perché qualcuno la può far franca o qualcun altro invece potrà avere un'idea particolarmente brillante, ma un'opportunità in cui non solo una comunità, ma paesi interi trasversalmente si sono trovati ad essere tutti toccati e occupati da preoccupazioni e limitazioni simili. Questo fa sì che un teatro rinnovato sia un teatro che riesce a rispondere alle urgenze, alle domande di una popolazione che esce da uno stato di minorità, come quello della riduzione agli arresti domiciliari, come diceva Claudio poco fa. Allora, innovazione, a mio parere, è la risposta più corretta alle urgenze che ci offre un contesto con gli strumenti che abbiamo in mano. Chi sarà in grado di offrire delle risposte adeguate a delle urgenze che stanno toccando mai come in questo momento tutti, e quello sarà il soggetto che potrà avere corsa in un teatro del futuro in cui una comunità potrà riconoscersi. In questo senso, vi dico francamente, io non ritengo che l'innovazione sia nella tecnologia, quanto piuttosto nella fantasia degli artisti di poter essere adeguati al tempo presente. Mi permetto di dire che da 10 giorni a questa parte, cioè da quando abbiamo realizzato che non si trattava di una sospensione momentanea di un tot di attività che sarebbero riprese tali e quali come dopo un singhiozzo, in Piemonte abbiamo cominciato a ragionare con il Dipartimento di Salute Pubblica dell'ASL 3, che si occupa del benessere della comunità, per capire se avevano della letteratura, degli elementi di quelli che potevano essere le richieste, le urgenze e la condizione di una popolazione in uno scenario post-pandemico, perché per noi è una relativa novità, ma in altre aree del mondo invece c'è una letteratura piuttosto recente, proprio per avere degli strumenti da condividere anche col mondo produttivo per capire in che scenario noi possiamo pensare di andare a costruire un dispositivo di comunità come teatro. Claudio, vuoi dire qualcosa che ti ha fatto Sergio? Sì, beh, intanto volevo anche dire a Matteo che purtroppo tutti i bandi europei relativi alla cultura hanno a che fare con questa parolina magica inventata da non so chi, ma innovazione tecnologica sembra un ingrediente richiesto a priori. Anche da, cioè, quando si parla di innovazione, si parla di tecnologia ed è obbligatoria. Scusa Claudio, persino per i saldatori, cioè sì. Se tu vuoi fare un corso di saldatura, sì. Dicono ci vuole l'innovazione anche per saldare, capisci? È una parola angosciante per chi magari intende il teatro in una maniera completamente diversa, per cui sono chiamati spesso a inventare delle formule inesistenti pur di ingannare gli esaminatori del bando. Ritornando alle orestie di Gibellina, sì, beh, là insomma la situazione potrebbe essere analoga a quella che sta vivendo l'Italia. Lì l'utopia di Ludovico Corrao fu di ricostruire dopo un terremoto attraverso l'arte, quindi sulle macerie del terremoto, con l'arte di ricostruire una città e i suoi valori attraverso l'aiuto di artisti di tutte le arti espressive convenute appositamente per ricostruire quella città, come dire, bombardata dalla natura, per cui architetti, pittori, scultori, teatranti, è passato veramente un mondo infinito di artisti di altissimo livello. E se paragoniamo questa utopia, che poi è diventata, come dire, una realizzazione concreta, a quello che forse dovremmo, no, aspirare anche noi qui in Italia, ci fa capire che appunto io trovo tutto molto gentile, cioè discutere tra di noi è un momento anche di grande gentilezza perché è basato sull'ascolto. A me fa piacere moltissimo discutere con questa gentilezza, con questo animo insieme, perché lo ritengo un momento importante di cui forse sentivo anche la mancanza.
Forse noi dovremmo tendere con più coraggio a un'utopia e dire che l'utopia può essere realizzata esattamente quanto una detrazione fiscale, scrivevo in un mio recente intervento, no? E dicevo che questa utopia può nascere solamente dal dialogo che può intervenire tra di noi, perché io sento il Ministero un luogo completamente altro, come se fosse una città che galleggia nello spazio, diciamo, altro, dove nessun artista si è mai seduto ai tavoli, diciamo, delle decisioni, perché chiaramente gli artisti sono molto più interessati a stare in sala prove, e quello è il luogo per cui trovano la passione. Però ecco, il Ministero, il FUS, tutta questa roba qui, no? Questi parametri, queste equazioni che ci costringono a fare, tutto questo io lo sento come un intervento siderale che viene da Marte, da persone che non conoscono il pianeta Terra, cioè che non. Per cui trovo questo momento in cui noi possiamo scambiarci le nostre riflessioni, così come per esempio le buone pratiche di Oliviero Conte di Pino sono di estremo interesse, di poi a comunque andare a visitare anche in anni altri, perché a volte mi capita di andare nell'archivio e di ritrovare argomenti interessanti come se fossero dell'oggi. Ecco, queste discussioni tra di noi sono importanti e dovremmo avere il coraggio di andare verso l'utopia e non di accontentarci, diciamo, di risolvere il contingente. Ecco, Claudio, il senso dei nostri incontri, che appunto si intitolano dialoghi in tempo di peste, è proprio questo: trovare una strada dialogica proprio tra chi il teatro lo fonda ogni giorno come momento sostanziale della propria giornata. E quindi sono d'accordo con te, sono d'accordo sul discorso sull'utopia, e abbiamo pensato tra l'altro a una frase di Grotowski che dice: è proprio nel dialogo sincero fra le parti che in teatro nasce la perfezione del tutto. Quindi dialoghi in tempo di peste nasce proprio con questo desiderio, con questa... Scusa, Corrado, volevo aggiungere una piccola cosa relativamente a quello che diceva Oliviero, no? Sul fatto che la cultura in Italia non viene considerata. Adesso sembra quasi che ci stiamo accorgendo che il sistema sanitario era distrutto, no? Che l'avevamo distrutto e ce ne siamo accorti solo ora, no? Per cui sembra quasi che questo Stato adesso voglia investire solo nella sanità, solo nell'istruzione pubblica. La cultura non viene mai citata, però mi auguro, ecco, l'utopia sarebbe che questo paese investisse solo esclusivamente in cultura con tutti gli annessi, no? In istruzione e in sanità. Alla fine sono questi tre i capisaldi, no? Che ci farebbero più civili e si trascinerebbero tutto il resto. Prima della risposta di Oliviero o degli altri colleghi, quest'anno il PIL italiano si stima una contrazione del nostro PIL tra il 10 e il 12%, è un calo che ha un solo precedente, come sapete, nel 1945. È giusto, la domanda se volete può essere anche retorica, ma è la base di una discussione, è giusto che lo Stato provveda ancora al teatro in questa condizione? Secondo me sì, Corrado. Scusa, non voglio rubare la parola a nessuno, ma rapidamente, sì, perché la ricostruzione, come dopo una guerra, partirà dalla coesione sociale. Quindi è un asset, uso le parole di Oliviero, mi pare che l'avesse detto lui, un asset fondamentale. Quello che sappiamo fare bene in Italia è bellezza, arte, cultura, da sempre, da secoli. Quindi dobbiamo ripartire da lì insieme, ovviamente, alle industrie. Se questo vuol dire fare più debito, va bene per me. Sì, io mi associo a quello che ha detto adesso Yuri. Quando finisce la guerra a Milano, il 25 aprile, domani è il 25 aprile, io sono molto contento perché faccio tutta Piazza Verdi sul 25 aprile. Milano è distrutta,
La Scala è stata bombardata. La prima cosa che fa il sindaco Greppi è riaprire la Scala, cioè mettere il tetto, perché non aveva più il tetto, far tornare in Italia Toscanini e fargli dirigere pochi mesi dopo la liberazione un grande concerto alla Scala. La seconda cosa che fa Greppi è prendere due ragazzi che hanno 30 anni, neanche, che si chiamano Paolo Grassi e Giorgio Strehler e fargli costruire il primo teatro pubblico in Italia. Cioè la prima cosa che fa il sindaco di Milano è, diciamo, fa tutte le cose che deve fare, ma decide di investire anche sulla Scala, cioè ricostruire la tradizione culturale della città che nella Scala ha il suo simbolo principale, e però al tempo stesso di dare fiducia dei giovani, di inventarsi qualcosa di nuovo. Allora, credo che quell'esperienza qualcosina dovrebbe farci pensare anche adesso, credo che sia in parte anche una risposta alla domanda di Corrado. Yuri, volevi dire ancora qualcosa? No, guarda, mi associo, io ho sentito questa storia da Ivo Chiesa direttamente, che era l'altro ragazzo, credo, un po' più giovane forse dei due maestri che hai citato. Che me l'ha detta personalmente, direttamente, mi disse questo, c'era molta attenzione all'epoca nella ricostruzione, perché c'erano le chiese e i teatri che erano gli unici luoghi di aggregazione sociale, e l'Italia dopo 5 anni di guerra aveva bisogno di ritrovarsi. Ovviamente, speriamo che non duri così tanto, questa che non è proprio una guerra, ma insomma è una situazione catastrofica, ma in ogni caso sarà il posto, sarà una priorità. Io un po' la percepisco, a dirvi la verità, è vero che non ne parla magari in mainstream, i telegiornali, però mi pare, seguendo un po' le mosse del Ministero, mi sembra che ci sia attenzione, francamente, alla situazione del teatro. Allora, grazie Yuri. Noi siamo ora in chiusura. Io vorrei ringraziare tutti, questo è solo un inizio, un incipit di un dialogo che andrà avanti ancora all'interno della manifestazione Racconti in tempo di peste. Abbiamo, voglio ricordare, due appuntamenti: uno domani, sempre nei nostri racconti, proprio per il 25 aprile, avremo Renato Sarti con un racconto, ovviamente a partire dal pensiero di un partigiano, e noi andiamo in linea ogni giorno alle ore 12, tutti i giorni alle ore 12 mandiamo un nuovo racconto. Il senso di tutto questo è proprio quello di non mettere in streaming uno spettacolo già fatto, ma quello di costruire, in questo tempo di peste, di costruire una stagione ideale, fatta da nuovo, pensata dagli artisti, ovviamente in collaborazione con noi, che possa essere qualcosa di originale, un pensiero, un racconto, un brano a cui noi teniamo per il nostro pubblico. L'altro appuntamento è il 29 aprile con Eugenio Barba, che insomma si riallaccerà ai discorsi che abbiamo cominciato oggi insieme a Porcheddu. Ovviamente sarà un discorso a partire anche dalle parole che oggi sono le keywords di oggi, che possono essere utopia, mi sembra, e ricostruzione. A partire da queste parole andremo avanti e proseguiremo, insomma, con Eugenio Barba, con il grande maestro, toccando temi poi andando avanti sempre diversi. Io ringrazio il nostro pubblico, che ho visto siete stati numerosi, e ringrazio i nostri ospiti, Yuri Ferrini, grazie Yuri. Grazie a voi. Claudio Colombo. Ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie a ciao, tutti. Ciao. Un abbraccio. State a casa, andate a teatro stasera. No. In realtà, penso, l'altro giorno scrivevo di questo attore che è rimasto chiuso in camerino e tutti sono usciti, lui ha fatto tardi e lui è rimasto in camerino e sta passando la quarantena con la sala vuota. Cesar Brie sta passando la quarantena a campo teatrale. Ah, ecco. Ho sentito la realtà supera la fantasia.
ci siamo sentiti perché il tema è lo stesso, anche lui sta scrivendo una cosa del genere. Grazie, grazie a Matteo Negrin. Vado a richiamare Massimiliano Speziani per un saluto finale. Grazie. Massimiliano, ciao Massimiliano. Dici un attimo, come scegli i brani quotidiani? Come scegli? Dove sono, hanno una linea o è un tuo racconto ideale? No, sono spesso anche delle richieste che mi arrivano dagli stessi condomini, che tra l'altro ho la possibilità di riconoscere. E punto l'accento su questo fatto che una comunità si ritrova. Spesso i condomini nemmeno si conoscono, e qui sta accadendo. E se mi permettete, anche questo fatto che dovremmo spostare l'accento, invece del teatro, gli attori, dovremmo spostare un attimo l'accento sugli spettatori, perché sono loro che ci possono aiutare a riconoscerci, a, come dire, a darci un'identità. E quindi scelgo i pezzi, ho anche lanciato chi poteva, chi voleva, da altri condomini, da altri cortili, voleva che l'attore messaggero, quale io sono, perché l'attore è un mediatore anche, potesse dare voce a qualche desiderio da qualche altra parte dove magari questo cortile non c'era. E anche questo, se qualcuno lo vuole fare, perché non lo fa? Perché non è impossibile. Se non ci mettiamo nella possibilità di farlo veramente, anche se sembra stupido, anche se sembra inutile, vi assicuro che non lo è, perché ci permette di essere, come diceva Claudio Collova, anche più gentili. Dobbiamo essere più gentili, ma dobbiamo metterci nelle condizioni per esserlo, non possiamo solo pensarlo di essere. E quindi no, avrei altre cose da dire, ma vi ringrazio già per lo spazio che mi avete dato e buon lavoro. Ci rivediamo magari la prossima volta, vi inviteremo ancora. Grazie, aggiungiamo la parola possibilità alle nostre parole della giornata, no? Utopia e ricostruzione. Vediamo se riusciamo a richiamare Sergio Maifredi per un saluto da Genova. Vediamo, no, mi sa che vedo tutto scuro, forse c'è, no, c'è buio già. Grazie, grazie, grazie al nostro pubblico che ci ha seguito. A presto. Grazie a tutti, ciao. A presto. Ciao. Ciao. Buon tutto. Non riusciamo a rispondere ai messaggi, grazie a chi ci ha scritto nella chat. Sì. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.